Non so, amici, senza indugio, con segugio, siamo tornati. È scrasciato tutto, è scrasciato, purtroppo. Vediamo dove siamo messi. Ok, siamo di nuovo qua. Ma porca di una puttana, guarda. Per cortesia, gioco, Siamo qui di nuovo. Come ve la passate voi? Tutto a posto? Successo questo piccolo misfatto. Lo schermo è nero, niente, aspetta che fatemi sistemare. Eissa! Schermo è nero perché adesso non è più nero. Comunque, siamo di nuovo qui. Siamo entrati dentro la casa. Good day to you, madam. Good day, sir. Ah, indaghiamo sulla signora. È vecchia. Oserei dire. Non ci vede bene. Cosa vuol dire? Sono solo un accessorio. Non vedo una sei, questa è una vecchia. È come allungo il collo, allungo il collo. È una persona religiosa. E sì, quanto allungo il collo. Immagine religiosa. Questa credo sia veramente religiosa. Madre di Geremia. Chi è Geremia? Il leporino. La religione mezz'età conduce una via tranquilla e raramente esce di casa. A casa sua ci sono immagini e simboli religiosi. Non vede bene, porta occhiali con le lenti I'm here to spesse. see your son. Jeremiah? He's not at home now. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. She won't speak with a stranger. Ma la spacco questa adesso, eh. She won't speak with a stranger. Adesso entro in casa dalla finestra, tanto so saltare. Mi serve un mandato. Entro da qua? Chi è? Sorry, I'm working. I can't open the door. Ma testa di cazzo. Dicevamo. Allora. Incarico. Ah, per Wiggins. Può aiutare a organizzare l'esorcismo. Si trova sempre su Wake Street vicino alla casa mia. Attraversi per guadagnare. Ah, posso travestirmi da prete, quindi. No, forza, però mi posso travestire da prete. Vediamo un po'. Ma è legale? Certo che lo è. Allora, innanzitutto ci andiamo a travestire da preti. Voilà. Whatever remains, no matter how Stai improbable, must zitto che be. ti buco, eh. Actually, I would far rather you. Oh, e lo dica, Sherlock. Wiggins, an Allora. exorcism protocol 2.5 on Lambeth Street. Yeah,
count on us, Gov. Andiamo di nuovo a Lumber Street. Andiamo a vedere cosa succede. We're ready, Gov. Eh no, Forzan. Si fa. Si mette in scena un esorcismo, arriviamo noi. Ci sono io la soluzione. Someone close the door. Ma la finestra è aperta. Troppo, sono fortissimo. Ehi, mi ricadeva addosso. No. No. Little rascal! Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Thank you, father. You are so kind. Those brats are always causing trouble. Now, where are my manners? May I offer you a cup of tea as a small thank you? I don't know if... God bless you, sister. My name is Margaret Thorne. Così? Hai ragione, forza. God sent you to me. You appear grieved, sister. Is it because of those children? Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, father. How bad? I don't know. Metto veramente solo i vestiti, sopra una pelata. Angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us. Not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door. And he won't open it for anyone. And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Perhaps his absence is connected with his job. Where does he work? I don't know if he has a job, father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed. Ma signor Ornellona, non so una fava. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything, and he flies into rages and shouts at me. I don't know what to do. Don't distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I can feel an evil presence in this apartment. Oh, God! Cribbio. Allow me to search for the demon in this house. God bless you, father. Cerchiamo il demonio. C'è qui il demonio? Bookcase and books, possessed wood and words, expel your literary demons! Bravissimo il bambino da dietro. Hai visto, signora? C'è il demonio! Ah, il demonio! A parte che con le botte a ribaltare una libreria è fatta di cacchio questa... Cioè, questa magari è più fattibile. Better for crumpets than foul-toothed demons! Be gone and bring peace! Ah, signora! Porca paletta, porca! Posto, il demonio non c'è più. It's a demon! No, no, è finito, non c'è più il demonio, guarda. Wooden door! Iron handle! Battle the demon! Unholy vandal!
No, signora, non si preoccupi, guarda, sono io. Window! Signora, se si sposta un po', vede la persona fuori. Che cos'era quell'ultima cosa? Sister, you saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Dentro il tavolo? Wait for me outside. L'ho visto. This fight will be a fierce one. No, non è solo un bambino da Dabber di più. Cioè, il bambino parlava in plurale, quindi sono di più. Vuole scappare da Londra, eh? Il cestino c'è qualcosa. Un pretzel? Ah, no. È il momento del puzzle. Allora, si parte dagli angoli. Questo è un angolo. Quindi lo mettiamo qua. Poi questo non si sa, ma sarà sicuramente sotto. Poi questo va qui. Poi di fianco lì ci va questo. Poi sotto... No, questo non può andare sotto, eh. Sotto ci va questo, ci va poi lì, ci va questo, questo va esattamente da un'altra parte, perché qua ci va questo, questo va qui, questo va qui, questo va qui. Ah, sono proprio bravo con i puzzle. Adesso, ok. La E. It appears that Jeremiah received a threatening letter from somebody known as the Dart. Vorrei solo ricordare che questo mondo può essere un posto molto crudele e spietato, soprattutto per chi non mantiene le promesse di finire ciò che è iniziato. Sarebbe un vero peccato se qualcuno dei tuoi cari come tua sorella finissero in un postribolo. La freccia, cacchio, tre di taglio. Center of a notorious case from 1888. Ah, questo è il solenoide. Lo so. A schematic for a homemade bomb. This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. This is probably Janet, Jeremiah's sister. It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. Ok, siamo a posto. Intanto fammi vedere gli indizi, qui c'è da accusare. Quindi, componenti aggressore, minacce, bomba artigianale. Non devo premere Y, devo premere RB, porca vacca. Aggressore, poi minacce, ferito, no. La bomba lanciata è stata fabbricata da Geremia, certo, abbiamo visto. Geremia è la persona che abbiamo visto nella taverna, lo stesso uomo che ha attentato la vita di John Holmes, una vita per il crimine. Sapevamo che era una vita per il crimine. Quindi, Geremia ha incontrato Jack Martello Cole per parlare del tentato omicidio di Sherlock Holmes e della prossima fase del piano. Oppure Jeremy ha incontrato Jack Cole solo per portargli una borsa con oggetti rubati, veramente da vendere. Secondo me no, perché parlava, c'era anche l'altro che parlava dell'attentato. E poi scusa, ha fatto la bomba, non è che c'era i cazzi da fare. O mi sbaglio?
A me non mi sembra che mi sbaglio. Ah, dobbiamo cercare in archivio, quindi prima di andare a Scotland Yard andiamo prima a cercare in archivio le cose. Magari troviamo un altro indizio fico. Buonasera, Teorasta. Sono rilassanti questi viaggi. Allora, archivio, la freccia. Iniziava di portare nell'88, quindi dobbiamo andare sempre nei articoli di giornale. Fiammiferai di Londra, c'è cioè la freccia in prigione. Allora, Sherlock Holmes e Scotland Yard hanno catturato il famoso capo della banda di Wildhorse, Percy Fleming, la freccia. La banda di Wildhorse era coinvolta in attività criminali tra cui estorsione e gestivano vari postriboli, il più famoso dei quali era il White Swan di Londra. L'inclusione della polizia ha creato numerose difficoltà finanziarie alla banda. Il giudice ha dichiarato la freccia colpevole e condannato per 7 anni di prigione. Here it is. Tutto bene. Quindi adesso andiamo dal signor Lestrade. Qui bisogna fare un po' di arrestazioni. Signor commissario. Allora, ho un appuntamento, per Good day, Captain. cortesia. Is Inspector Lestrade here? Inspector Lestrade is back at his office. Questo qua? Ah, qua la guardia. Chi sono questi delinquenti, Mr. Holmes. signore? Andiamo a parlare con le stragi. Mr. Holmes, you're still alive. I can tell that that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. Allora, fermare entrambi i sospetti. Lestrade, I have two suspects in our case, Jack Cole and Percy Fleming. Can you apprehend them? All right, Mr. Holmes, I'll give the order to the constables. Inspector, we have both suspects apprehended. There you are, they're all yours. No need to thank me. Quindi adesso si fa l'interrogatorio. Vestiti così. Ci penso io. Allora, saranno nella cella. Partiamo Please, escort subito this suspect for interrogation. con il signor Fleming, A good day questo, to you, ok? Percy the Dart Fleming. It's the flopper. Flopper. You're aware what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Maleducato questo nasone. Allora, una cicatrice. Guerrero picchiato da bambino. Non lo so, guerra tra bande? Che ne saccio? Un fazzoletto. La moda non sta bene. Ma sembra alla moda. Anche se un po' sporco. Non sta bene. Bottoni elaborati. Abiti costosi ed eccentrici. Tatuaggio della prigione di Westgate. E degli anelli da pappone. Allora magari, aspetta. Vuoi tornare al fazzoletto? È solo alla moda. Vedi. Non ho fatto bene.
È un trapper lui. Allora, Frank gioca con la freccia, il capo della banda di Waltworth. E Freddy Fleming vanno bene, un uomo agiato. Fleming è un uomo alla moda e eccentrico che cura la sua immagine. Cicatrice sul volto testimoniano la sua partecipazione alle guerre tra bande. La freccia ha trascorso 7 anni in prigione di Westgate. È stato liberato di recente. Ok. What were you doing 2 nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own. That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Cosa ti serve per Geremia? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Dici le cazzate. L'hai minacciato. How about this threatening letter that bears your name? Oh, I remember now. A threat? Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah. I'd be worried about him if I were you. Yes. He told me what you did to his brother, and well, let's just say he hates you. Vabbè, sì, mi odia, infatti adesso lo andiamo a Please escort this interrogare. suspect for interrogation. Dai, interroghiamo qui Kingpin. So, Non lo è. Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no. How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. È tutto spaccato questo signore del cacchio. Cicatrici, lotta. Sì, questo è un pugilista, secondo me. Ha il naso tutto sgragnato. Eh sì. Tatuaggi del poker. Da bandito. Anello massonico vanitoso. C'è un martello massonico questo qui. C'è dietro le cose. Addestramento da box. Secondo me sì, perché c'è anche il naso tutto spaccato. Azzo, impreciso. No, impreciso no. Capo della banda di Westminster, il proprietario della sua sala illegale di gioco d'azzardo. I suoi beni di valore indicano che un uomo ricco ha avuto sempre a che fare con i combattimenti. Il martello è un pugile allenato. Jack Cole è un massone. No, potrebbe non essere un massone. Fa vedere se me lo fa cambiare questa volta. E non me lo fa cambiare, non me lo fa cambiare, pezzo di sterco. Ah, forse il massone quello forse va fatto a pugni. E allora sì, anche secondo me ha fatto a punti. E me lo fa cambiare l'altro, quello che ha fatto a pugni. Vai a vedere. No, non lo fa cambiare, vabbè. Su Do you quella know what happened at notte. Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. Un uomo I con il went to your labbro place and I leporino, saw a eh? man with a hare lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. Non è vero, c'aveva la And valigia. what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? T'ho visto, pezzo di merda. C'era il bottino prezioso. L'aggressore coltello fotografico. C'era il bottino, no? C'era la fotografia? Era la fotografia della casa di Geremia, era nella valigetta, mi pare. Oltre al bottino prezioso che vabbè. Facciamo il bottino intanto.
Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You search my room? It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh. Oh, I believe you. Io non lo credo. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Ma non è morto il fratello, quindi è sopravvissuto male, ma è sopravvissuto. Erat demonstrare. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Hey, what are you talking about? Fammi ascoltare, fammi. Voglio interrogare lui. Is this gonna take long? Sei zitto, scemo. What's the reason? Scemi tutti e due. Allora, abbiamo delle cose in più. Problemi finanziari. È arrestato. E non devo premere Y. Poi, in colpa c'è lui per la sorte del suo fratello, che è rimasto ferito. Ha voglia di un momento per uccidere, vuole vendicarsi perché suo fratello è risultato gravemente ferito durante un'incursione della polizia. E sappiamo. Jack Cole è colpevole, però a me non sembrava colpevole, cacchio. Percy Fleming ha un solido movente per uccidere Sherlock Holmes. Vuole vendetta per il lungo tempo passato in prigione e per i conseguenti problemi economici. Garsi, incursione della polizia, organizzazione Sherlock Holmes. È un bandito e un pericolo per la società. Non può incolpare nessuno per la sorte di suo fratello, ma Jack Cole ha comunque scelto di ottenere vendetta. Il suo posto in prigione. Oppure lo assolvo. No, suo fratello è incapace di accettare il suo destino. Dunque. È comprensibile il motivo per cui ha tentato di uccidere Sherlock Holmes, merita una tua possibilità. Ostia, no. Allora. La bomba è stata fabbricata da Geremia. Perché Geremia... Per questa parte. Da tutta sta parte c'è comunque l'attore delle palle. Cosa abbiamo qua? Ah, dobbiamo esaminare gli effetti personali. Andiamo a esaminare gli effetti personali. No, non sono qua, saranno nella stanza di fronte. No, questa è la stanza degli interrogatori. Cacchio. Saranno sicuramente qui. Allora, questi sono di Fleming. Una moneta con una V e dietro dell'osè. Used in the brothels of ancient Rome. Un blocchetto. Looks like encrypted records. Documenti codificati, attenzione. Qui c'è sempre della well, prostituzione. Tasteless. Abbiamo un tirapugni perché lui è violento. Delle sigarette di droga? No, costose. E cosa ho dedotto da tutto ciò? E...
di Hammer. Personalized thuggery. How novel. Posto. Posto? Mi sembra. Allora, cerca in archivio. E qui sono tutto a posto. Ok, dobbiamo trovare più cose su la freccia. Adesso andiamo a controllare, infatti, Forzen. Perché qui deve uscire fuori, chi è stato? Faccia di culo. Troppo caricamento, comunque, oggi. Allora, Estia. Allora, il taccuino. Is encrypted. If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. Quindi ok, Richard Franklin, Joseph Walter White, chi era? Non lo so. Jeremiah Thorpe, che è lui, l'uomo leporino. Quindi era debitore. Ehi, ehi. E mi ha rotto i coglioni questo. Siamo, adesso si parte con l'inseguimento bestiale. Non è vero. Vogliono seppellirlo, vogliono. Ma ha parlato senza muovere la bocca, è bravissimo, sempre dopo. Something moved. I heard something. Ne mi hai visto? Ero incastrato, mi hanno sparato. Allora, qui bisogna fare dello stealth. Stare fermo per usarlo. Cacchio, cacchio. Faccia di culo. Non tornare indietro qua, rompi coglioni. Allora sei veramente Maurizio Costanzo, eh? Posso? Posso. Sono veramente stelterrimo. Allora, dove fallo l'hanno infilato quello lì? Porca vacca. Mi ha visto? Mi ha visto? Marca puttana! Non c'ho... dai! Rompi palle. Poi non posso correre, non posso fare un fallo.
Non si incastra! Si incastra! Per cortesia, cortesia soprattutto. Sherlock. Devi correre che ci vede, porca di una troia. Tutto chiuso. Uno di qua. Quello lì era quello, il tipo del bar. L'ho riconosciuto un sacco, l'ho riconosciuto. Ho capito, ma mi ha seguito come uno stronzo. Quello che ne sa fa chi di stile, ma non è vero, devo fa cagare. Ma come me la svicolo? Speedrun. Per cortesia. Piantato lì, quello lì. Adesso l'altro mi si è infilzato là così. Ma anche questo, ma rompi coglioni. Almeno non mi segue. No, qui si è redempto. Però c'è ancora l'altro che credo sia fermo, fisso in un punto. Ma chi è il pannocchia poi? Non è un bel nascondiglio questo, è vero? Ma porca di una troia! Ero nero su nero, ci ho sperato. Almeno non c'ho più il cacchio di badabun ciaccia di questo qua e bavanculo. Allora, Hitchcock, per cortesia, ok. È perché mi rifletteva la pelata, Dabbo. Cortesie. Procediamo con cautela. Porca puttana. E no, che non era niente. Dove va questo? Che routine fa questo? Ok, si viene sempre di qua, quindi devo fare il giro di là per forza. Che paura, ho fatto quel movimento pelvico. There you are. Un pezzo di sterco questo, scusami. Ma poi non farmi ricominciare dall'inizio che non posso correre, mi rompo i coglioni. Salto. Guarda te, spacca palle. Veramente un dito nel culo questo pezzo, tutti sti pezzi del fallo.
insomma. A te, Sherlock, devo fare lo stealth, ma oh. Andiamo a mangiare le feci, no? Sono il prete, sono. Allora, ha sgrattugiato via, graffi, reazione per il panico. Secondo me non è vero niente, questo qui non è sangue. Toppare invece sangue. There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced them otherwise. Salgo da qui dall'impalcatura, no. Ah, c'è una porta qua. Se c'è ancora dello stealth, io gli cacco nella testa, eh. Lo saltiamo diretto. Ma non mi sembrava tanto insanguinato da aver avuto una colluttazione. Assolutamente sì. Sì, proprio diretto. Ma sì, Geremia questo. Ma è pazzo? Qui c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa sotto. Era chiaramente impaurito, Geremia. Il pezzo di merda. Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes! Voglio interrogarlo, posso interrogarlo? In the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dog. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. The fart in English, no veramente. Right. Anziché the dart. Allora. La morte di Geremia. Orson e Geremia. Poi. No. Testimonianze, debiti, Orson e Geremia. Debiti e minacce. Siamo per arrivare alla conclusione di questo caso. Orson uccise intenzionalmente Geremia quando ha visto Holmes all'abbazia. Eh sì. Per la propria vita ha ucciso Jeremy per difesa. No, no. Questo è un pezzo di merda, eh. Cioè, non so, per problema, non posso oggetti rubati, probabilmente da vendere. Proviamo a fare così. La testimonianza di Orson, secondo cui Jeremy lavora per Percy, la freccia Fleming sembra affidabile. Per quanto riguarda la freccia... Ha dichiarato che Geremia lavorava per Percy in modo da poterci da portarci sulla pista sbagliata. C'è una bugia, giustamente. Orson ha nascosto tutte le tracce del crimine. Mi sembra proprio così. Percy Fletcher Fletches potrebbe aver usato Geremia per fare il lavoro sporco a causa dei debiti di quest'ultimo. Fleming non ha più bisogno di riavere i soldi. Oppure Geremia deve un'ingente somma di denaro a Fleming. Questo è il motivo del ricatto.
Mi pare che lui di soldi non ne abbia effettivamente. Però adesso andiamo a interrogare di nuovo Jeremiah. Posso? Niente, non posso. Allora, però fammi guardare le cose. Innanzitutto sterline con Percy Fleming. Allora, se io metto questo, va tutto in vacca. Voglio mandare a caccare questo stronzo qua. Ossia, ho fatto tutto il possibile per aiutare l'Olms, anche assumendo il ruolo di investigatore della taverna. Questo video della coincidenza cos'era? Sempre prove. Guarda, sì. Vediamo cosa fa, vediamo, sì. Così bravo che non sorprende che i suoi sforzi per essere rugoso l'abbiano portato in situazione strana e pericoloso. Sì. No, non c'è niente che combacia così. No, non mi piace. Allora, Jeremiah l'ha fatto per i soldi. E Orson dice le cazzate. Dice le cazzate e ha assassinato intenzionalmente perché è uno stronzo. Perché tutto non poteva essere una coincidenza. Perché è un pezzo di maiale. E Orson ha nascosto le tracce. Dobbiamo andare per caso a casa nostra a cercare le prove nella sua stanza. Hai bisogno di riposare o di nascondere altre prove? Devo andare a casa un attimo. Probabilmente non ci sarà un cacchio, però noi andiamo a controllare, che si sa mai. Scramach, no, non sono per forza giuste appunto le deduzioni. Ma io ho altri indizi, scusa. No. Ok, no, non ce li ho. Il trucco, le cose. Magari devo collegare qualcosa meglio da di qua. Jeremiah ha incontrato Jack il martello. Tanto mi sembra nella prossima fase del piano. Metto questo. Con questo. Non va bene. Sto provando a fare delle cose un pochino diverse. Ma Luke può anche essere.
però è che gli altri due moventi sono così banali, la vendetta. Perché J. Cole, secondo me, non è colpevole, da come parlava. Anche perché non gli ha portato la... Cioè, non può essere così rincoglionito quello lì. Anche perché... Cioè, a parte le cazzate, l'uccisione di Geremia da parte di Coso, di Orson, non mi convince. Cioè, deve essere per forza collegato in qualche modo. Quindi per me è così. Sì, ma dobbiamo trovare ancora le cose per infilarci. Oswald. Ma all'abbazia adesso posso riandarci così a casaccio? Teoricamente non c'è. Ok, no. Torniamo a Scotland Yard. No, trovato, cioè per adesso non ho altri indizi. Ah no, sì, hai trovato tutti gli indizi di questo Casio. Per adesso però magari. Signor Lestrange, come posso aiutarvi, Mr. Holmes? Arresti tutti. Perché questa cosa mi dovrebbe mandare tutto in vacca, però? Se lui l'ha ucciso intenzionalmente, mettiamo che... Provo a cambiare l'indiziatore, è un suo ossessionato. Poi, qui non è una coincidenza. E ha detto le cazzate qua. Geremia deve un'ingente somma di denaro. Ah, ci siamo. Orson Wilde è ossessionato dall'idea di essere Sherlock Holmes. Ha assunto Geremia per uccidere Holmes con l'intenzione di assumere la sua identità. Quando il piano è fallito, lui ha ucciso Geremia in quanto testimone scomodo. Orson Welles è un assassino a sangue freddo e non avrebbe esitato a sacrificare delle vite per raggiungere i suoi contorti obiettivi. Deve essere punito con il pieno rigore della legge. E vado in disturbo dissociativo dell'identità. Crede di essere Holmes. Dobbiamo mandarlo in ospedale affinché riceva un trattamento appropriato. Non può essere ritenuto responsabile per il suo crimine. Allora, visto che ci ha cacato il cazzo per tutta questa live, vorrei dire che siamo tutti d'accordo che è lui. Ora
Io lo arresterei perché a me non sembrava così tanto pazzo, mi sembrava solo un deficiente. Quindi direi che è così. Mr. Holmes, I'm grateful to you for the opportunity to experience all of these superb sights and smells of criminal life, but I think I've had enough now. What was the reason for Jeremiah Thorne's death? Are you joking? Put your deductive skills to work. Self-defense, my dear Watson. That's quite enough, Wilde. I know that you are guilty of the attempt made on my life and of the murder of Jeremiah Thorne. Holmes, you're my best friend. Why are you doing this? Oh, stop all this. The case is solved. You came to my house for the sole purpose of taking my life. In addition, you hired Jeremiah to do your dirty work. And when you realize his failure, you murdered him to conceal any traces of the crime. There's no chance of you avoiding the gallows. Gallows? Absolutely not. That would mess up my hair. Non è. Non è. Non è. Che palle. Vediamo l'altra conclusione. Condannato per il... ma comunque alla fine, cioè, che non è lui, comunque è cacato il cazzo, quindi mi ha rischiato la vita molte più volte per colpa sua. E quindi è solo un imbecille di merda, a quanto pare, e da imbecille di merda... tanto l'unica è... ma... boh... Fleming... Ramonza, peccato, guarda. Quindi facciamo così. Questa è la legittima defense. Proviamo con Fleming. Allora, per vendicarsi di 7 anni trascorsi in carcere, lo stesso Jeremiah si è offerto di uccidere Sherlock Holmes. Percy Fleming ha manipolato l'ego di Percy per ammortizzare il suo debito. Percy Fleming è stato manipolato e non dovrebbe essere mandato in prigione. Ma vai a caccare, va là. È stato manipolato. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. Credo. You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirty. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Non è neanche lui, non è neanche lui. È lui! Ho capito, così semplice, che brutto. Era veramente una... me. Non mi è piaciuto. Sinceramente. Non mi è piaciuto. Dabbo, tutto a posto. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. Ma chi se ne frega, Watson? Chi se ne frega? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... it's as Kate said, I always do the wrong thing. Ma perché ti impaurisce, Sherlock? I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why?
There's been a bad road accident. No, no, non era il finale quello, ci sarà, cioè ci deve essere il caso incredibile. Che storia da UFO. We'd better hurry. There may be injured who need help. Adesso he has stopped breathing. There's no heart. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Io volevo chiudere, volevo. Sogni la respirazione. Tighede, 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 tighede. Tac. Tic, 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 tac, tic. Che Dr. Watson. Come si muove il manichino? Non l'ho respirato. Ma è un manichino vero lui. Thank goodness. This man will live. Ostia. Perché ho battuto le palpebre. Don't just stand there. Do something. Don't worry. I'm okay. Lui ok. Cribbio, lei si sposti. Non è ferito, ma c'ha un carretto sui piedi. Mi batte le palpebre poi, è anche inquietante. Ma lasciamolo qui allora. Porca mignotta. No. Watson. Per cortesi. Non posso passare, c'è l'elettricità. Porca merda. Ci penso io. Scusa, che dottore del fallo. Però aspetta, fammelo esaminare, che non lo so. Non l'ho esaminato. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Usa l'ammoniaca, bravo. Oh, my head. Eh sì. There must be a way to save this. Better call. Ci penso io. Sì che deve essere portato via. Con un'accetta, incredibile accetta. Manca la maniglia e si può rompere. Vai, prendi l'accetta, Sherlock. Ace. È vero che devo fare occhio a quelli più moribondi, che sennò mi crepano. Ed è muoviti però! E insomma... A posto, guarda come si è accasciato bene. Dicevamo, Watson, mi serve una mano con questo. Se ne frega, abbiamo già risolto lì. Allora, quelli più moribondi. Questo è... Ci deve pensare lui. Porca miseria, dov'è? Please help me. My name is Dr. Watson. Let me examine.
Eh sì, quello dentro l'edificio credo sia morto. Allora, dove è andato? Controlla il punto della ferita, cosa si sono ossa rotte. Cazzo, che culo, c'ho la vista raggi X incorporata. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Allora, prima bisogna piazzare le assi. E poi lo si lega. Prego, non c'è chi dè. Tu! Porca vacca, mi spiace, non posso io. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? Aha. Così. A posto? Luke, fatti gli affari tuoi, che qui c'ho da salvare delle vite io. Allora, a posto, lasciamo morire. Ah ah, gambe incastrate, basta con queste gambe incastrate. Che altro? Impalcatura, l'impalcatura schiaccia il cavallo. Una sega. Dov'era la sega qua? A posto, ho tagliato un piccolo asse, sei libero. Voilà! Sono veramente un salvatore. Allora, c'è anche questo qua che dobbiamo ancora salvare, porca puttana. Ah, ho perso questo piccolo pezzo di legno. Non si preoccupi, l'ho lasciato per ultimo, ma perché... così... Purtroppo uno è morto, però mi spiace quel signore. La E. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Ma potrebbe essere Watson. Ma esattamente Dabo. Esattamente. Ora che abbiamo salvato tutta la gente. Ma quello con la gamba smerdata stanno interrogando. Vabbè. Ma appunto sono le 4:02 di notte. Ci abbiamo iniziato un po' più tardi, però chi se ne frega della musica. E adesso andremo a letto, sì, after Colby, perché anche io ho bisogno di dormire, purtroppo. E lo sapremo venerdì prossimo esattamente cosa succederà. Quindi intanto vado nel menu principale. Intanto vi ringrazio tutti quanti per avermi seguito. E sono veramente, mi fate sempre felice perché siete sempre tanti di notte. Per la notte chi cazzo è che ci segue, invece ci siete sempre voi. Quindi siete belli, io vi mando tanti bacini. Quindi vi auguro una buona dormita. E noi ci si vede domani pomeriggio alle 2, mi raccomando. L'ultima live dell'anno. Notte belli.